Oggi ospita il primo congresso federale della Lega nella sua storia in Veneto. Qual è il ruolo di questa città? Qual è la gratificazione? Ovviamente molto contento per la scelta del segretario, perché fare un congresso a Padova, insomma, dopo tanti anni, un congresso in Veneto così, io la ritengo una scelta, direi, corretta, esatta, visto anche quello che è successo alla campagna elettorale. Sicurezza e legalità al centro di questi primi giorni da sindaco. Già mercoledì avrò un comitato per la sicurezza pubblica dove tratteremo dei problemi, direi, abbastanza gravi, che sono questi dei campi nomadi, in cui uno sono state anche arrestate le persone e ci sono dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria estremamente pesanti. E poi c'è un tema a cui tengo molto, che è quello delle sale giochi, slot machine, che insomma vorrei cercare di individuare una forma di modifica delle norme tecniche e attuazione dei regolamenti, in modo da spostare tutte queste sale in zone industriali, comunque in zone che siano lontane dalle abitazioni, lontane dalle scuole, lontane dalle chiese, lontane dai luoghi pubblici. La questione ospedale è più complessa? La questione ospedale è una questione che ritengo importantissima, perché in campagna elettorale abbiamo detto ai padovani che volevamo che l'ospedale rimanesse al suo posto. Con la regione ovviamente c'è qualche frizione su questo, ma io penso che la risolveremo il 28, perché abbiamo predisposto e elaborato un documento che depositeremo il 28, dove noi giustifichiamo e dimostriamo la validità della nostra proposta, che è quella di realizzare un nuovo ospedale, sì, ma nell'attuale sede, e quindi senza espropri, senza bonifica, senza problemi di ulteriori investimenti relativi ai trasporti. Io penso che dopo alla fine riusciremo a coinvolgere e a dimostrare alla Regione Veneto che questa è la soluzione migliore.